Maxi, avete visto? C'è qualcuno là! Ci sta spiando! Vito, credimi, stavo guardando noi. E la cosa strana è che l'ho vista passare due volte. Guarda, guarda! Oh! 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 Ma non avevi ragione! Era la stessa macchina di prima! Guardatelo com'è felice, guardatelo! Oddio Pikachu, questi sono i miei Pokémon! Vi rendete conto? Mi ha fatto comprare due P1000, ragazzi! Cioè, ma sei veramente un mangione! Ho fame! E quindi stasera hai deciso di mangiarti due Pikachu? Sì! Attento se prendi la scossa, però! Carerò il rischio! E allora mi tocca sparecchiare, come al solito, oggi video notturno, con i miei cuginetti! Da quanto tempo non uscivamo di sera insieme, ragazzi? Non lo so! Come non lo sai? Ti ricordi tutte quelle volte al cinema? Cioè, Alessio, ti ricordi quando andavamo al cinema e Manu si trasformava nel film che poi vedeva impresso? Ah, che bei tempi! Non proprio. Tutta. No, dai, non ce la faccio. Non ce la faccio. Guardatelo, quest'uomo, distrutto dalla vita, che sta mangiando per affrontare i problemi. Sembri un piccolo capomastro durante la pausa. Io sono un mastro. Guardate quello che Panino si sta mangiando, ragazzi, è più buono del mio. Ma come mai a te hanno fatto questo panino così buono? L'ho preso a caso. Così hai scelto in maniera casuale? Esattamente. Complimenti, Alessio, hai fiuto per gli affari. Ci stava questa cenetta? Romantica. In un parcheggio sempre del centro commerciale, come al solito. Questa qui è la nostra cena, a lume di candela, a lume di maionese. Ma sei felice di uscire con me di nuovo di sera? Sarebbe stato meglio da solo, ma peccato che ora non ho la patente. Quindi mi stai facendo capire che appena avrai la patente non mi verrai a prendere? Certo! Ma come certo? Cioè dovresti ricambiarmi il favore tutte quelle volte che ti ho portato in giro con la mia macchina! Ma forse Alessio... Tu mi penserai quando avrai la patente? Solo nel caso paghi tu la benzina. Sei veramente avido, complimenti. Avevo detto a Manu di lasciarmi qualcosa da mangiare, indovinate cosa mi ha lasciato? La mela! Volevo qualche patatina fritta anziché lasciarmi la mela! Le patatine sono mie! Io mi mangio la mela. Fammi un primo piano sexy mentre mangio la mela, dai. Bene ragazzi, spacchettamento notturno improvvisato. Manu vuole aprire le sue bustine Pokémon. Dai, forza, aspetta se non scivola. Ovviamente abbiamo utilizzato il tavolo di servizio, ovvero il mio amico Pandino. Manu, cosa speri di trovare in questo pacco? Un Bulbasaur, un Pikachu e il Mewtwo. Ma forse nemmeno c'è in questa collezione. E vabbè, quello che viene mi prendo. Mi sembra molto saggio. Allora, bustina dei Pokémon. Provate a indovinare, vichinghi, vediamo cosa c'è qui dentro. Un Chimichar. Chimchar, Manu, ma cosa leggi? Questa è quella speciale. Guardate quanto è bella. Poi cosa abbiamo? Vai, sfoglia piano piano. Un Piplup! Poi vai avanti. Squirtle, incredibile, l'ha trovato, ragazzi. Ha trovato Squirtle, bellissimo. È un Rowlet. Rowlet. Andiamo all'altra, dai, su, sbrigati. Comunque è bella anche la bustina, eh? Che poi, Manu, stai sbagliando tutto. Potresti conservarle senza aprire, così poi fra qualche anno te le rivendi e ci fai sui soldi. Bella idea, però li apro lo stesso. Infatti, immaginavo. Adesso tocca a me, che sono più fortunato. Infatti sei talmente fortunato che hai trovato il doppione. No, Alessio, un doppione no! Dammi le carte! Ma dai, Manu, può capitare, mica è colpa sua. Sono cose che capitano solo a lui, a me no! Abbiamo Mister Fortuna. Andiamo con la seconda carta. Forza! Che è un... Bellissimo! Cos'è? Sobble. Come si scrive? Come si dice? Sobble. Grokey. Questo è carino, eh? Questo me lo regali a me, vero Manu? No. Un Chikorita olografico. Questo è carino, Manu. Questo lo voglio io, eh? Questo lo prendo io. Dammi qui. Una carta me la regali, una. No. Sei crudele. Io ho comprato gli EP1000 e nemmeno mi vuole regalare una carta. Cioè, vi rendete conto, ragazzi? Momento critica sociale. Il nostro Alessio ha detto alla spazzatura, sta togliendo l'immondizia, giustamente, mentre qui... Guardate che schifo, e scusate se sembro dispiaciuto, in realtà è veramente così. La gente incivile cosa fa? Viene a mangiare qui come noi e poi butta tutto per terra. Ora aggiungo, ma cosa ci guadagnate? A me dà veramente fastidio, ragazzi, perché io rispetto l'ambiente circostante come se fosse casa mia. E quindi quando finisco di mangiare in un posto, poi pulisco. Il vero problema di oggi sta nel pensare che se qualcuno lo fa, posso farlo anch'io. Ed è così che le cose non cambiano. Oh guarda, quello ha buttato la carta a terra, posso farlo anch'io. In realtà non è così, perché dobbiamo distinguerci dagli altri. Bravo Alessio, sei cresciuto, sono fiero di te. In tutto questo stiamo cercando di convincere Manu ad offrire il gelato a tutti, perché giustamente io ho pagato il cibo e adesso Manu paga il dolce. Quindi Manu, sei pronto? No.
Come no? Non lo pagherò mai. Ogni tanto ti tocca pagare. Pago con i tuoi soldi. Se hai accettato questo pagamento, va bene. Ragazzi, io domani ho scuola, quindi non posso stare qui con voi a non fare niente. Decidetevi e fatemi sapere, se no vado a casa. Ormai è troppo responsabile, devo andare a scuola, mi devo coricare presto, altrimenti domani non mi alzo. Più si diventa grandi, più si diventa saggi. Secondo me ci stai soltanto prendendo in giro. Può darsi. Guarda, mano, ti faccio un po' di luce dall'alto. Così sembri una vera star di Hollywood, non fare così. Non fare così che fai paura. Ok, Manu, allora ce lo offri questo gelato, sì o no? No. Ma poi fammi capire, cosa ne fai di tutti i soldini che comunque riesci a guadagnare nel corso degli anni? Li sto conservando per un grande progetto. Tu, così piccolo, già hai dei progetti? Ovviamente. Devo cercare di conquistare il mondo. Voglio aprire un Manu King. Un Manu King? E che cos'è? Un posto dove i panini avranno la mia faccia. Wow, che spettacolo! Non ci verrò mai a mangiare in questo posto! Immagino il Mac Manu! Oppure un chicken Manu, un burger Manu, un double Manu burger. Sinceramente, Manu, non mi sembra un'idea così originale. Incredibile, che bello! Vuoi dire qualcosa, Alessio? Non rilascio intervista per oggi. Comunque, ragazzi, non so voi, ma questo posto di notte fa sempre paura. Meno male che sono con il mio cuginetto Manu. Vero, Manu? Così ci proteggiamo a vicenda. Io non ti proteggo, scappo. Me lo spieghi tu perché sei così freddo nei miei confronti? Cioè, io ti proteggerei nel caso in cui tu avessi bisogno. Invece tu scappi! Cioè, mi lasci nei guai! Ma tu sei un re, ti puoi difendere. Ma che vuol dire? Devo poter contare sul mio piccolo vichingo, non lasciarmi così da solo! Vergognati. Tu mi aiuti, Alessio? Certo, scappo per primo. Guardateli. Dei vichinghi solo per nome. Adesso scendo e vado alla ricerca del lupo cattivo. No, non esiste! Vado! Non esiste! Lupo! Dove sei? Ve lo faccio vedere io il coraggio! Non mi fate arrabbiare, eh! Va bene, siccome non c'è nessuno, rientro. Ci siamo spostati perché non mi piace stare lì. Fermo! Ci fermiamo qua? Va bene. Ok, ragazzi, ci siamo spostati, però, pensandoci, questo posto non è meglio di quello in cui eravamo prima. Anzi, sembra quasi più inquietante. Questo sono io. Non vi preoccupate, non c'ho gli occhi rossi, semplicemente la videocamera con la lucina. Manu, dove sei? Fatti vedere anche tu nello specchietto. No, non così però, non apparire così che fai paura. Ok, ragazzi, ditemi se non sembra una scena di un film dell'orrore. Allora, Manu, spunta al mio 3, 1, 2, 3. Ok, bellissimo. No, così no, Manu. Alessio, non fare più una cosa del genere perché mi hai terrorizzato. Tutto questo è molto inquietante. Che facciamo, ci spostiamo? Sì, decisamente. Tutto questo perché Manu non si decide a pagare il gelato, altrimenti non ce ne... Se tu paghi il gelato ce ne andiamo, altrimenti rimango qui. Decidi. Io non pago niente. Speriamo che viene il lupo. Così ti mangia. Comunque quanto sono bello in questo momento con questa luce da Hollywood, guarda qua. Non sono bellissimo? No. Come no? Un fantasma con la barba. E questa cosa è molto strana. Grazie sempre per le belle parole, Manu. Sei un cuginetto speciale. Quindi in questo momento tu sei un fantasma senza barba, giusto? Certo. Smettila! Ragazzi, avete visto? C'è qualcuno là! Ci sta spiando! Giuro, ragazzi, è passata una macchina! L'ho vista anch'io la macchina, ma non stava guardando noi. Vito, credimi, stavo guardando noi. E la cosa strana è che l'ho vista passare due volte. Ti prego, dimmi che è uno scherzo. No, non è uno scherzo, Vito. Ma dov'è? È andata via? Non lo so dove è andata! Se lo sapessi, te lo direi! Guarda, guarda! Oh! Oh! Manu, avevi ragione. Era la stessa macchina di prima. Andiamo. Come nei film. Ok. Controlla dietro, eh. Dimmi qualcosa, Alessio. Ciao. Ma come ciao? Qua ci seguono. L'ho vista passare anch'io un paio di volte. Non tornare indietro, Vito. Mi sono confuso, ho sbagliato strada di nuovo. Passa la camera, passa la camera. Inutile che ti abbracci a me. Siamo sulla stessa barca. Giusto, anche se questa è un'auto. Dove lo trovi il senso dell'umorismo per fare ste cose? Bisogna sempre ridere nella vita, Vito. Nella vita, Vito. Ragazzi, in questo momento io sono quello più saggio. Penserò a una soluzione. Ce l'ho, andiamo a casa. Wow, veramente una soluzione geniale. Io non ci avevo pensato, complimenti. Cosa aspetti a mettere in moto? Andiamo! Bene ragazzi, è arrivato il momento di andare a casa. Apri bene gli occhi! Tu sarai i miei stop
i miei fari e la mia luce. Che dire, cari vichinghi, speriamo siano state tutte coincidenze questa sera. Vogliamo sbagliarci per la prima volta. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollice in su. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Manu! C'è qualcuno? No? Ok. Wow!